di farmacia dei servizi, siamo la prima regione ad aver avviato la sperimentazione. Quasi 5.000 prestazioni di telemedicina e 80.000 prenotazioni CUP. Violenza di genere, trend in crescita, la Polizia di Stato spinge una campagna permanente di informazione per liberare le donne dal loro inferno. La cattedrale di San Venanzio a Fabriano strizza l'occhio al turismo, arte e storia delle Marche medievali nella città della carta. Si è ritrovata oggi al Del Conero la nuova Ancona Calcio per poi trasferirsi alle terre di Maluk per cominciare la preparazione. Primo test match contro l'Osimana l'8 agosto. Benvenuti a All News, seconda edizione. Un aiuto alle liste di attesa e non solo. Farmacia dei servizi compie un anno, elencati oggi gli importanti risultati raggiunti. Andrea Verdolini. Un anno della farmacia dei servizi nelle Marche. La nostra regione, prima in Italia, aveva avviato questa sperimentazione nel giugno del 2023 ed i lusinghieri risultati sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa. I numeri parlano chiaro, sono 4.814 le prestazioni di telemedicina erogate e 79.140 le prenotazioni CUP nel periodo gennaio-maggio 2024. La gamma delle possibilità offerte è notevole: diagnostica, prevenzione delle malattie infettive, gestione e monitoraggio della terapia farmacologica dei pazienti, consulenza e supporto a diverse attività, fra le quali screening colon retto e fascicolo sanitario elettronico. Immaginiamo una realtà come Visto, dove non c'era nessun tipo di presidio sanitario. Attraverso la farmacia raggiungiamo la prossimità della domanda che proviene dai cittadini. Questo modello è un modello che verrà esteso a livello nazionale, cioè sono stati già degli incontri con la conferenza degli assessori e quindi noi ringraziamo tutti i farmacisti e le farmacie che anche durante il Covid hanno eseguito queste prestazioni, soprattutto in fatto di vaccinazioni. Naturalmente è un modello che tende, allorquando arriveranno i medici, e questo è previsto nei prossimi anni, con un aumento della spesa sanitaria per assumere il personale, sarà un modello che naturalmente dovrà essere superato quando il sistema pubblico avrà tutta la capacità organizzativa di garantire le prestazioni. Visti i risultati positivi conseguiti nella prima fase, possibili grazie alla stretta e proficua collaborazione tra farmacie e settore farmaceutico ed il settore flussi innovativi dell'ARS, la sperimentazione della farmacia dei servizi è stata estesa almeno sino al 31 dicembre del 2024. Un tragico incidente stradale ha sconvolto la città di Senigallia. Nello scontro avvenuto venerdì sulla 14 hanno perso la vita Rita Marcheselli e suo marito Giancarlo Briganti. È successo a Imola, dove la loro auto è rimasta schiacciata tra due tir a causa di un tamponamento. Entrambi i psicologi avevano 80 anni e vivevano a Forlì. Rita Marcheselli era cresciuta a Senigallia, dove aveva frequentato le scuole. Stavano andando a trovare la figlia e le nipoti che abitano a Bologna. Alla guida della Dacia Duster della coppia c'era la donna, che avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Nel pomeriggio di oggi a Pesaro, in zona Rocca Costanza, un uomo di mezza età che stava lavorando si è ribaltato con un muletto ed è caduto nel fossato. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 e anche l'elisoccorso. Violenza sulle donne. Il trend dei reati commessi è in crescita. La Questura di Ancona ha fornito un interessante report. Il tema della violenza sulle donne coinvolge la nostra quotidianità e riempie le cronache nazionali. La Questura di Ancona ha fornito un'analisi specifica segnalando tutti quei reati riconducibili alla violenza di genere come espressione di violenza fisica, verbale, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una persona in quanto donna. Il trend dei reati commessi è in crescita. Nel primo semestre dello scorso anno sono stati 26 gli uomini deferiti. Nell'analogo periodo del 2024 invece i denunciati salgono a 30. Inoltre, nel primo semestre del 2023 sono stati 9 i provvedimenti, a fronte dei ben 26 emessi quest'anno. Un altro dato dal quale emerge l'impatto di forte crescita che i reati del Codice Rosso hanno avuto in questo periodo si deduce osservando gli ammonimenti emessi di esclusiva competenza del questore. Nel 2023 sono stati 20, di cui 17 per stalking e 3 per maltrattamenti. Nel 2024 si è arrivati a 52, di cui 31 per stalking e 21
21 per maltrattamenti. Nel 98% dei casi si è trattato di provvedimenti emessi nei confronti di uomini maltrattanti. In ambito nazionale nel 2023 si sono registrati 117 femminicidi, con un trend in diminuzione rispetto all'anno 2022 del meno 10%. Relativamente al 2024, gli omicidi commessi nell'ambito del Codice Rosso sono stati 149, con 49 vittime donne, di cui 44 uccise nell'ambito familiare e affettivo. Di queste, 24 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. È necessaria la responsabilità di tutti e su questo fil rouge si innesta la campagna permanente di informazione contro la violenza di genere della Polizia di Stato «Questo non è amore», diffusa con uno spot televisivo e su tutti i social nazionali, oltre che a livello locale con opuscoli informativi. Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha sottolineato: «Il dato relativo alle violenze di genere è sempre più inquietante e intollerabile. Si tratta di una mattanza che ci restituisce una società impotente di liberare le donne dal loro inferno». Il Centro Agroalimentare Piceno chiude in attivo il bilancio. Il nostro Benedetto Marinangeli ne ha parlato con l'amministratore delegato Francesca Perotti. Vediamo. Attivo il bilancio del Centro Agroalimentare Piceno. Soddisfazione è stata espressa da Francesca Perotti, amministratore delegato, che guarda anche al futuro. Un risultato molto importante per noi, per il CDA, per i dipendenti e ovviamente per tutti i soci. È un trend ormai positivo che si conferma da diversi anni, questo è il quinto anno del bilancio inutile ed è un risultato soddisfacente. È importante perché intorno al centro agroalimentare viaggiano oggi più di 80 aziende, abbiamo un ingresso più o meno di 800 operatori e persone che gravitano all'interno, quindi sistemare questo bilancio e continuare a dare solidità e continuità aziendale è molto importante per noi. Bilancio più, adesso gli obiettivi per il futuro quali sono? Gli obiettivi per il futuro imminenti, anzi più che imminenti, sono il portare a casa appunto il partenariato pubblico-privato e il PNRR. Abbiamo lavori per 13 milioni che sono appunto devono partire in modo celere, abbiamo delle date di scadenza ovviamente da rispettare come vuole la nostra normativa europea e questo è molto importante. I lavori sono prevalentemente basati sull'efficientamento energetico, sulla parte dei pannelli fotovoltaici, quindi tutta quella parte diciamo energivora che riguarda il centro. Questo consentirà a noi di produrre, di andare anche in autoproduzione per quanto riguarda la parte diciamo elettrica e questo è dell'energia e questo è importante anche dare risvolto alle nostre aziende. Sabato intorno alle 18 la polizia ha effettuato un intervento in via della Liberazione a Pesaro. Gli agenti hanno notato il transito di un'auto con due soggetti a bordo proveniente dalle Ravennate, già noti alle forze dell'ordine, che hanno mostrato un comportamento sospetto. Addosso al conducente e proprietario del veicolo, un uomo di 33 anni, sono stati trovati alcuni grammi di hashish e cocaina all'interno del vano bagaglio, occultati nella zona utilizzata per il cablaggio dei fari e dei fusibili. Sono stati scoperti 6 dosi di cocaina e 26 pasticche di estasi. Anche il passeggero del veicolo, un uomo di 39 anni, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. Il conducente è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre il passeggero è stato segnalato alla prefettura come assuntore. L'udienza di convalida dell'arresto si è tenuta nella mattinata odierna. E andiamo a Fabriano, dove il turismo sorride anche grazie alla meravigliosa cattedrale di San Venanzio. Lino Balestra. La cattedrale di San Venanzio è la chiesa principale di Fabriano e cattedrale della diocesi di Fabriano-Matelica, situata nell'omonima piazza, nella parte alta della città. La chiesa è situata in un quadrilatero nel quale il visitatore ha a pochi metri di distanza la Pinacoteca Malaioli, con due sezioni e una storica e una di arte moderna, con opere di Burri, Fontana, De Chirico, Pomodoro. Il magnifico palazzo del Podestà, realizzato in pietra bianca e con un voltone al centro, sotto il quale è possibile ammirare gli affreschi di Ventura di Francesco, in parte conservati. Il loggiato di San Francesco del 1450, con le sue 19 arcate, set anche della fortunata serie TV Che Dio ci aiuti, e il palazzo del Comune del 1350, con il frontone nella monumentale fontana Sturinaldo, opera di Jacopo di Grondalo, che per progettarla si ispirò alla Fontana Maggiore di Perugia. Ma veniamo alla cattedrale.
Le sue origini sono incerte, ma è menzionata per la prima volta nei documenti del 1047. È un importante museo di dipinti manieristici e barocchi. Tra le opere più importanti ricordiamo le tele di Gregorio Preti, Salvator Rosa, Giovanni Francesco Guerrieri e il celebre pittore caravaggesco Orazio Gentileschi, che è autore della preziosa Storia della Passione e della ammirabile Crocifissione su tela. La facciata della chiesa è semplice, in mattoncini, mentre l'interno è molto luminoso, a navata unica, con cappelle laterali ricche di opere d'arte. Il pezzo forte della chiesa però sono le cappelle gotiche. La cappella della Santa Croce, alla quale si accede alla sinistra dell'altare, passando dalla sacrestia, che contiene anche i paramenti indossati da Papa Wojtyla, che visitò la diocesi e celebrò messa qui il 19 marzo del 1991, affrescata da Giovanni di Corraduccio da Foligno, e poi alla cappella di San Giovanni Evangelista, affrescata da Allegretto Nuzzi. Ma le sorprese non sono finite. Ritornando sui propri passi, in fondo al coro ligneo si apre una piccola porticina ricavata da scranni nel coro. Si entra così nella piccola cappella di San Lorenzo, sempre affrescata dal Nuzzi. Nel cratere Sisma 2016, nuove opportunità di sviluppo per le attività agro-silvo-pastorali. È stato presentato al MASAF il protocollo d'intesa siglato tra il ministro Lollobrigida e il commissario Castelli. Il laboratorio Appennino Centrale è stato individuato come un territorio idoneo nel quale applicare misure di integrazione uomo-natura attraverso iniziative volte a rendere economicamente e socialmente conveniente tornare a utilizzare le risorse in forma produttiva e non più solo assistenzialistica, attraverso la sperimentazione di misure specifiche utili anche per aggiornare e integrare la PAC per il territorio italiano. A questo scopo il Ministero sull'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale e la struttura commissariale Sisma 2016 potranno costituire e promuovere incontri e forme di partecipazione con gli enti, le comunità locali e le imprese, allo scopo di illustrare e valorizzare le caratteristiche, le potenzialità e le opportunità degli interventi per rilancio economico e sociale dell'area del cratere Sisma 2016 attraverso lo sviluppo appunto di attività agro-silvo-pastorali. A Collemarino di Ancona sono partiti i lavori per il recupero di un capannone da 5.000 metri quadrati. Ci dice tutto Claudio Comirato. Un panificio, un pastificio e, come se non bastasse, un centro per la produzione di sughi e prodotti analoghi. Il quartiere di Collemarino ad Ancona si prepara a cambiare volto con i lavori di ristrutturazione già iniziati nel mese di maggio nel vecchio capannone che un tempo ospitava un supermercato ed un deposito. Un'area da quasi 5.000 metri quadri in via Matteo Ricci, a pochi metri dalla rotatoria con via Flaminia. Edificio che peraltro potrà contare anche su un parcheggio al piano superiore. In questo capannone, come detto, verrà realizzato un forno industriale, un pastificio ed una linea per la produzione di sughi pronti e prodotti analoghi. L'aspetto architettonico dell'intero progetto è stato accurato dagli architetti Battistelli e Roccheggiani dello studio Brau di Ancona, il resto del progetto strutturale dall'ingegner Leandrini. Complesso industriale riconducibile ad una nota azienda del settore alimentare, molto presente nelle Marche, ma in tanti a Collemarino sperano in un ritorno occupazionale. Per lo sport, da Parigi l'Ital Volley maschile dei tanti marchigiani ha sconfitto il Giappone in rimonta al tie-break ai quarti di finale. I parziali 20-25, 23-25, 27-25, 26-24 e 17-15. Gli azzurri volano in semifinale alle Olimpiadi. Calcio Serie D, presentata questa mattina la nuova Ancona che si è ritrovata allo stadio del Conero. Per noi c'era Ferdinando Vicini. Massimo Gadda, da super capitano ed eroe della promozione ad allenatore dell'Ancona, un Ancona che riparte con tanti giocatori nuovi, nessuna faccia vecchia, un gruppo completamente da allestire, e siamo al 5 d'agosto. Preoccupazioni?
No, preoccupazioni no, tanta voglia di iniziare, è chiaro che è una situazione un po' anomala, io personalmente non l'ho mai vissuta, una situazione difficile sicuramente, però anche motivante, abbiamo cercato di rimettere in piedi una società da zero, sono stati 2 mesi molto duri, difficili. E sono contento della squadra che è stata creata in poco tempo e quindi partiamo, non abbiamo obiettivi particolari in campionato, credo che questa Ancona in questo momento non può vincere il campionato, cosa che capisco perfettamente, debba avere comunque l'ambizione in un campionato di Serie D, una squadra con questo blasone, però non sappiamo neanche noi che forza abbiamo, qui oggi si ritrovano 25 ragazzi che neanche si conoscono, è il 5 agosto, partiamo da zero e quindi ci vuole tempo, poi fra 2, 3, 4 mesi vedremo, faremo un po' il punto della situazione. Io ho tanta voglia, tutti sanno il legame che mi lega a questa società, ho accettato soprattutto per questo, ho avuto in questi 2 mesi qualche momento di sconforto, pensavo di non riuscire insieme a chi ha lavorato con me a rimettere in piedi tutta questa società e invece ce l'abbiamo fatta. Avete già un gruppo importante numericamente, adesso penso che dovrete valutare e poi gli ultimi interventi, ci saranno ancora degli arrivi? Sì, adesso valutiamo i ragazzi che abbiamo, vediamo se tutte le valutazioni che abbiamo fatto sono giuste, ne abbiamo 2 o 3 che sono aggregati da vedere, c'è lo spazio ancora eventualmente per fare qualcosa, però paradossalmente anche se siamo in ritardo non dobbiamo avere fretta, quindi 1 settimana, 10 giorni poi vedremo. La scelta di chiamare di Andrea Bruniera è una scelta di cuore oppure c'è anche di amicizia o anche altro? No, è una scelta certo di cuore, di amicizia, perché Andrea per me è un fratello, ma Andrea è uno molto competente, è un lavoratore, è uno che, al quale piace lavorare e quindi è vero, per me è un fratello, ma soprattutto so che è molto bravo, molto capace, so che ce la metterà tutta e quindi sono molto contento che ha accettato la mia proposta. Basket Serie A2 per la Carpegna Prosciutto Pesaro, si avvicina il momento del ritorno in campo. Abbiamo avvicinato il coach Pino Sacripanti. Coach Sacripanti, da poco è uscito il calendario della stagione, tante partite infrasettimanali, si comincia con una lunghissima trasferta a Nardò. Beh sì, un calendario particolare perché ci fa vedere fondamentalmente dei doppi turni sia nel primo che nel secondo mese, quindi andiamo a fare insomma, 20 di partite subito in 2 mesi, facendone subito doppio turno, una settimana diciamo normale, lunga, e poi immediatamente ancora doppio turno, quindi ci giocheremo tante partite nei primi 2 mesi, questo vorrà dire fare una preparazione non dico particolare ma con un po' di attenzione, con un po' di accortezza per arrivare sia tatticamente pronti a qualsiasi situazione ci si pone davanti e sia atleticamente pronti per poter reggere queste infinite partite. È un po' differente rispetto alle altre volte dove diciamo, le partite servono poi per lavorare durante la settimana per crescere, qui invece bisogna essere pronti subito e cercheremo di mettere a posto con gli assistenti e con Roberto Venerandi questa situazione. La squadra è stata completata abbastanza presto ed è lunga per sostenere lo sforzo? Beh, diciamo che è un obbligo del campionato, del calendario, io credo che sia una rivoluzione quella di fare questo tipo di campionato, si è passato a 20 squadre, quindi 38 gare, 19 partite in casa, 19 fuori, 8 turni infrasettimanali, un infortunio può farti magari perdere 3 partite, 4 partite di seguito e avere una corazzata lunga è importante, è chiaro che è anche importante che i giocatori lo devono sapere e magari se all'inizio qualcuno giocherà meno così, togliersi subito immediatamente musi lunghi, ma sapere che bisogna esserci, bisogna essere pronti. Tanti nomi nuovi a Pesaro, ma non solo, quali sono quelli da tenere sotto osservazione nella categoria, quelli che ti fanno anche più paura? Per la nostra squadra è chiaro che abbiamo 2 americani che non hanno fatto mai campionato italiano, però hanno già visto l'Europa. Gli altri giocatori credo che, tranne fosse Maretto, che per la prima volta verrà chiamato in causa
con un ruolo importante, per la prima volta metterà piede in campo, insomma tutti gli altri sono giocatori già visti. Io vengo da Cantù dove hanno preso McGee e probabilmente chiudono Graham Basile, quindi due colpi pazzeschi. Abbiamo visto Allen che è andato a Brindisi, Alessandro Gentile che secondo me è abbastanza in modo, non dico inspiegabile, ma non ha trovato spazio nella serie maggiore dopo un campionato a Scafati che andrà a rinforzare l'Uranio, ma poi ce ne sono veramente tanti altri. Mi sembra che siano una decina di squadre veramente molto attrezzate e per adesso non vedo squadre materasso, vedremo se col tempo poi ci sarà questa netta distinzione. Era il nostro ultimo servizio, è il momento di rivedere insieme i titoli principali di oggi. Ecco il sommario. Un anno di farmacia dei servizi, siamo la prima regione ad aver avviato la sperimentazione, quasi 5.000 prestazioni di telemedicina e 80.000 prenotazioni CUP. Violenza di genere, trend in crescita, la Polizia di Stato spinge una campagna permanente di informazione per liberare le donne dal loro inferno. La cattedrale di San Venanzio a Fabriano strizza l'occhio al turismo, arte e storia delle Marche medievali nella città della carta. Si è ritrovata oggi al Del Conero la nuova Ancona Calcio per poi trasferirsi alle terre di Maluk per cominciare la preparazione. Primo test match contro l'Osimana l'8 agosto. È tutto per la seconda edizione di All News, grazie per averci seguito, ora ci sono la sigla e le previsioni del tempo, l'informazione della rete torna domani puntuale alle 12.50, da parte mia l'augurio di una buona serata. Asset, quando il cittadino è al centro. Bentrovati a un aggiornamento meteo per la giornata di martedì con l'anticiclone ben assestato sul Mediterraneo centro-occidentale, garanzia di tempo in prevalenza stabile, anche se qualche temporale non mancherà sugli strati alpini e anche le nostre montagne. Nel dettaglio poi andiamo a vedere la situazione per appunto martedì con inizialmente tempo stabile dappertutto e non ci saranno temporali in mattinata, arriveranno però durante la seconda parte del giorno su Alpi, Prealpi, Ovest Piemonte e aree interne della dorsale appenninica. La mappa dell'Italia ci conferma la giornata soleggiata ovunque, tempo soleggiato ma con dei temporali in montagna dal pomeriggio. Le temperature massime mediamente tra i 32 e i 35 gradi. Ulteriori dettagli, approfondimenti per i prossimi giorni scaricando l'app di Trabimeteo.